oggi facciamo Tacabanda. Tacabanda, che lo diceva? Che ne so, perché credo di un amico tuo. No, allora, facciamo vedere cosa andiamo a preparare insieme adesso. Vai. La prima cosa sarà questa. Noi abbiamo scelto la P di Party Mamma, voi potete scegliere qualunque lettera vogliate e questo è il risultato finale. La potete mettere sia in piedi sul vostro sweet table oppure appenderla al muro. La seconda cosa che vi facciamo vedere, il sacchettino per i vostri invitati, dove che potete riempire, esatto, con quello che volete. Potete riempirlo con caramelle, con regalini, libricini, quello che volete, noi li amiamo e quindi andiamo a realizzarli insieme. Perfetto, allora con il nostro Fommi adesso andiamo a disegnare il corno dell'unicorno. Vi basterà, è un disegno molto semplice, vi basterà semplicemente fare una sorta di linea guida di petalo gigante. E poi? Esatto, che adesso andiamo a ritagliare. Adesso che abbiamo ritagliato il nostro corno, dovremo ritagliare anche una piccola striscetta sempre di Fommi, non so di quanti centimetri. Mezzo centimetro. Esatto. E iniziamo ad incollarla. Vai Benny. Vai. Che questa deve fare il giro. Ed ecco il corno. Lavoriamo intanto la nostra P. L'abbiamo spruzzata con una mano di vernice spray bianca opaca e adesso che è asciutta possiamo iniziare a lavorarla un pochino. Sì. Prima cosa, iniziamo con i nostri glitterini. Ok. Adesso andiamo ad incollare il corno qui dietro al centro della nostra lettera. Non incollatelo storto, altrimenti fa un po' effetto cappellino, che con gli unicorni non è proprio il top. Adesso che abbiamo messo il corno, andiamo ad attaccare i nostri fiori. Con due pezzettini di Fommi, uno bianco e uno rosa, potete usare anche del cartoncino, se non trovate il Fommi non vi preoccupate, dovete disegnare due orecchie. È sempre esattamente quello che ho fatto prima con il corno, cioè sono due linee, non vale neanche la pena mettere dei template per questa cosa perché veramente è super semplice. Le andiamo a ritagliare in questo modo. Ed ecco qua, per essere sicure che siano uguali, per fare la seconda, sovrapponete la vostra orecchietta appena tagliata sopra questo e andate a tagliare. Adesso dobbiamo andare ad incollare queste due parti per ottenere questo risultato che è l'orecchia. Non bisogna ovviamente essere dei fenomeni di bricolage per fare queste orecchie, quindi vai Benny! Incolla! Ed eccola qui, adesso andiamo a finire con del nastrino. Abbiamo tagliato quello che c'era prima, che è veramente orribile, e abbiamo legato semplicemente il fondo di questo spago con un nodino, che è alla misura giusta, e con una punta di colla a caldo, senza fiore, con una punta di colla a caldo lo andiamo a mettere qui dietro.
continuiamo con la busta benedetta. Vai, la busta. Questa busta anonima deve diventare il ricordino. Clarissa dietro la regia mi ha fatto... Deve diventare il ricordino della vostra festa. Hai lanciato tantissimi glitter nell'aria quando hai fatto così. Lanciamo glitter, unicorni! Gli occhi del nostro unicorno sulla busta. Un trucchetto molto semplice è quello di avvalersi di un qualsiasi oggetto di forma sferica. Va bene anche una tazzina tonda. Sferica, ho sbagliato. Di forma tonda. Per fare appunto la linea degli occhi. Anche un bicchiere. Esatto, in questo modo saranno uguali. Ora Benedetta che disegna molto meglio di me vi fa vedere come si fa. Ah, pensavo che io venivo sempre giù. Vedi? Per una volta stavo a dire vai! Vai! Non vengo utilizzata come l'esempio per quelle con due mani sinistre. Ah no, sei più brava. È la mano più ferma. Vai, un po' più giù. Per quanti secondi mi cazzi? Ok. No, è uguale. Eccolo qua. E ora fai le ciglia. Ok. Eccolo qua. A posto. Adesso ci andiamo a mettere tutti i nostri elementi, quindi il corno, le orecchie e tutto il resto. Abbiamo finito anche per oggi. Proposta look, eh? Non andiamo mai in giro senza la proposta look. Dai, immancabile proposta look, sì. Di Benny. Questo è il tutorial che abbiamo appena realizzato insieme. Se vi piace continuate a seguirci, mettete like alla pagina, seguite i nostri social, Instagram e Facebook. Le nostre avventure. Esatto, e... Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Seguiteci! Guardate la rifà! Vai! Sì, ho dato il pesce in bocca! Vai, dai! Seguiteci! Vai! Vai!